Questa è un'iniziativa che è nata alla luce di quello che sta succedendo in Ucraina e attraverso amici e contatti in Polonia e anche in Ucraina abbiamo pensato di organizzare un viaggio sia per portare farmaci soprattutto e cibo e poi per portare a Montevago dei profughi ucraini e abbiamo aderito come associazione all'iniziativa del comune di Montevago e a cui hanno partecipato anche altri comuni di Ribera, Burgio e comuni del territorio e alle associazioni di tutto il territorio per portare queste persone in Sicilia temporaneamente. Abbiamo avuto la generosità dei montevaghesi che hanno offerto gli appartamenti gratuitamente, quindi noi li ospiteremo, provvederemo alle loro esigenze e mi auguro presto, quando la guerra finirà, li riporteremo in Ucraina per farli ricongiungere alle loro famiglie. Uno dei miei contatti è un funzionario che si trova a Sumi, è una città proprio al confine con la Russia. Mi hanno chiamato dicendo che non hanno nell'ospedale neppure un'aspirina, non hanno l'insulina per i bambini, non hanno assolutamente niente, quindi mi hanno strapregato di portare farmaci. Per questo l'associazione ha comprato 7.000 euro di farmaci a costo diciamo di distributore. Di questi 7.000 euro, 5.000 euro sono stati donati da una società di formazione di Santa Margherita e inoltre molti farmacisti, molti altri medici, altre persone hanno portato a Montevago dei farmaci che noi porteremo, quindi un po' di cibo, un po' di necessità per i bambini, però fondamentalmente farmaci, servono farmaci, quindi in questo momento farmaci oltre antibiotici, antidolorifici, anche bende per le ferite, cioè tutto quello che può servire a persone che sono state ferite o che vengono dalla guerra. Onestamente non pensavo che alla mia età dovessi essere testimone di una guerra ancora nel mondo, il mondo può essere distrutto in un attimo, quindi non pensavo che ci potessero ancora essere guerre di questo tipo, però io mi sono detto che in questo momento noi dobbiamo assolutamente aiutare queste persone, poi le cause, quali sono, eccetera, è un problema che al momento non mi riguarda, ci sono coloro che sono esperti di questi argomenti, però io sono come, essendo un medico, quando c'è un problema io devo intervenire a risolvere il problema, poi il resto si vedrà e quindi mi auguro che questa guerra finisca presto e a noi interessa alleviare le sofferenze di queste persone.